Ecco i pro e contro della Fiat 500X in 100 secondi, a cominciare dal design. Unico e inimitabile, 500 ma in versione SUV. E chi non vorrebbe qualcosa di simile? Basta veramente poco per rendersi conto di un problema nell'interno di quest'auto e secondo me non l'immaginerete mai. Mi riferisco ai poggiatesta, che sono veramente duri, molto scomodi, fin dai primi chilometri cominciano già a dare fastidio e nei lunghi viaggi potrebbe essere un problema. Questo è soltanto uno dei motori disponibili in gamma, il 1000 3 cilindri da 120 cavalli turbo benzina. Ce ne sono altri, il 1000 3, 4 cilindri, ma poi anche i diesel, 1000 6 e 2 litri. Attenzione, ci sono anche un cambio automatico, fino a 9 marce, e una trazione integrale, 4x4, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Il bagagliaio è veramente piccolino. 350 litri di capacità minima, ci sono state soltanto due valigie del nostro set. Lo spazio è poco sfruttabile a causa della carrozzeria. Molto affusolata, però leva spazio in altezza. Ormai il volante della 500X è quasi una plancia di comando, da cui si possono anche controllare tutti i sistemi di assistenza alla guida, come ad esempio il cruise control adattivo oppure il mantenitore di corsia. Di tutti questi sistemi vi parlo bene nella nostra prova approfondita, quindi mi raccomando, non perdetevela. Il livello di comfort della 500X è molto elevato, attenzione però perché scegliendo i cerchi da 18 pollici, come in questo caso, c'è comunque un pochino più di tendenza a far sentire le buche, cosa che alla lunga potrebbe dare fastidio. In compenso però c'è un'estetica davvero molto accattivante. Come sempre vi invito a lasciare un like a questo video e soprattutto a non perdervi le nostre prove complete. Le trovate ovviamente sul canale YouTube e noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Non perdete tutti i nostri video. Ciao!